Ma io, come abbiamo detto dall'inizio, quello che vi posso dire l'ho imparato da Stefano Pedrelli. Cioè, ricordiamoci sempre che la Marilena, io l'ho conosciuta nel quartiere di Casteldebole, non è una dipendente di del Bologna Football Club, è una ragazza che si è sempre data da fare, diciamo, per trovare casa, per risolvere le incombenze dei vari calciatori. Credo che sia una situazione ormai atavica, nel senso che sono tanti anni che succede questo qui a Casteldebole. Io francamente, prima che succedesse il caso dei pass, la vedevo, non sapevo nemmeno cosa facesse, credevo che veniva qua, così come tanti altri vengono per vicinanza, così diciamo, affettiva con i calciatori. È successo il problema dei pass, mi sono informato, Stefano Pedrelli mi ha reso un po' edotto di quello che erano le funzioni della signora Marilena, che continuo a dire sono estranee al Bologna Football Club. C'è un rapporto personale fra la Marilena e i calciatori singolarmente, ecco, questo lo ribadisco, lo dirò sempre. E io, per sapere di cosa era successo, di com'era lo stato dei fatti, diciamo, ho dovuto chiederlo a Pedrelli. Io non prendo la distanza da nessuno, dico quello che è, cioè un rapporto personale fra Di Vaio in questo caso e la signora Marilena. Sì, ripeto, la cosa credo che non faccia piacere, a me personalmente non fa piacere sapere che il nostro capitano è in questa situazione, che se è stato lo mette a disagio, perché sì, è indagato, come ha detto giustamente lei, non per omicidio comunque, neanche per stupro. Poi sicuramente non è etico. Ricordiamoci sempre, quando uno è indagato non è condannato, perché in Italia uno quando è indagato è condannato, però oggi è indagato, per cui aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso. C'è un ottimo PM che sta seguendo la situazione, aspettiamo un po'.